Da quanto tempo non vi portavo la Benny? Da quanto tempo non la vedevo io la Benny? Insomma, non ci vediamo troppo spesso perché comunque vi ricordo che non abitiamo nella stessa provincia, quindi facciamo quello che possiamo. Ma oggi eccola qui, venuta qui, e beh, vabbè, è venuta a trovarmi in realtà, però ne approfittiamo per fare un esperimento. Allora ragazzi, e Benny, io mesi fa ho visto questo video su, mesi fa non è vero, ma neanche un mesetto fa, ho visto su Facebook questa pubblicità. Che tipo gira da sì, esatto. Non l'avevo mai vista. Vabbè, quando l'ho vista la mia faccia è stata questa. Perché è molto, tutto, è tutto molto credibile. Anzi, cioè, ve la faccio vedere. Quei punti neri che compaiono a caso, che sono nerissimi, poi quando tolgono, li tolgono tutto, che la pelle diventa super finta. È tutto, diciamo, molto, cioè, diciamo che se hai quei punti neri nella faccia, io una visita dal dermatologo me la farei, cioè, a parte quello, perché se io così, se mi dovesse davvero uscire quello che ho sul naso, perderei 5 kg. Ma a parte questo, è tutto molto poco credibile. Quindi ragazzi, io l'ho comprato, era in sconto al 50% quel prodotto, quindi ho detto, vabbè, sono veramente curiosa, perché comunque io ho molte schifezze sotto la pelle, non mi faccio la pulizia del viso perché da sola non ci riesco e non vado mai perché non mi va. Allora ho detto, vediamo che cosa combiniamo se compriamo questo. Chissà come mai era al 50% di sconto, eh? La plastichina sopra, come si toglie la plastichina sopra? Sa di tè verde? No, assolutamente no, non ho nessun odore. Bene, allora andiamo un attimo a darci una lavata alla faccia. Vuoi usare e toccare? Andiamo a darci un attimo una lavata alla faccia e proviamo, ragazzi, questa cosa. Oddio, che... aspetta, l'ho già sentito questo odore. Ma non sa di niente. Sai, vabbè, a parte che ho il naso chiuso, vabbè, l'altro disco. Sta così. Ci laviamo la faccia e torniamo. Certo. Bene, ci siamo lavati la faccia, come potete vedere, evitando la zona occhi, perché almeno lì ci siamo lasciati il trucco per non spaventarvi. E, posso usare il tuo cellulare come specchio per mettermi questo? Bene. Bene ragazzi, adesso mi metto questo usando il cellulare della Benny come specchio. E vabbè. Ciao, okay. Tappo, addio. Ciao, tappo. Bene ragazzi, poi quanto bisogna aspettare? Non lo so, non c'è scritto niente, non ci sono neanche le istruzioni. Dove la scatola? Aspetta. Sto cercando di tirarlo fuori sto coso. Ok, ok. Ho paura ragazzi, morirò. Dalla consistenza sembra di spalmarsi veramente un detersivo, sì. Un deodorante sulla faccia. Sì. Anche sul naso, sono piene di punti neri. Mi immagino le grandi magie. A parte che io, anche se non avessi punti neri, ho comunque tipo dei buchi nella pelle causati dall'acne che avevo da giovane. C'è scritto qua comunque. Cosa c'è scritto? Dopo aver pulito la faccia e tonificato, aprire il prodotto, rimuovere la cover protettiva trasparente. Grazie al... Grazie, che mi sono togliere la plastica, non l'avrei mai detto. Ruotare per tirar fuori un appropriato amount of paste. Sì. Quantità. Quantitativo. E applicarlo sulla faccia. Ma perché viene via? Ma allora? Ciao, miso. Vengono via. Ok, e quanto bisogna aspettare ora? 10-15 minuti. E la Madonna. Rinse with water. Okay. E sciacquare con l'acqua. Aspettiamo 10-15 minuti e sciacquiamo con l'acqua. Va bene, perdiamo la dignità. Vuoi che te lo do io? No. Ciao, miso. Cosa fai qua? Ah, miso, non muovere la fotocamera. Ah, miso! Per favore. Ok, è un po' sul mento. Adesso ci escono davvero quei... Ci escono davvero quei cosi neri sulla faccia. Ci escono quei cosi neri sulla infarto. Faccia. A parte che viene un infarto, ma sicuramente non pubblicherai questo video su YouTube. E invece sì! Perché vuol dire che funziona benissimo e si merita pubblicità. Ma solo sul naso te lo dai? No. Beh, qua non ce l'hai sulle... zigomi, guance, quello che... Ah sì, anche io, no, questi sono buchi da varicella. Anche io ho un buco da varicella qui. Anche Riccardo nello stesso punto. Bene ragazzi, ora aspettiamo. Ho perso, giusto, il tappo è volato là. Aspettiamo 10-15 minuti e vediamo se esce davvero roba. Ma non lo so. Ah, il cronometro. Posto. Vediamo. Ok. Allora, sono passati 15 minuti. Sì. E non ve l'ho detto prima, stiamo facendo i video in questa postazione un po' strana, non lì dietro, perché
qua dietro ci sono centinaia di scatoloni chiusi per lo shop e non ci passiamo e non ce la posso fare a spostarli, no? Perché se li sposto poi li devo rispostare, pesano, il concetto è quello. Quindi siamo in una posizione un po' alla cavolo di cane. Insomma, ragazzi, un gran casino. Ragazzi, come potete vedere, la mia pelle ora è super, ci sono tutti i pori che sono usciti, non è servito assolutamente a niente. Sì, dai, semi di sesamo, così facciamo la cazzata. Oddio, semi di sesamo da attaccare qua. E credo siano quelli che mettono. Mettiti, fai la camera e avvicina, dimmi di venire più vicino, più lontano, così faccio vedere quante cose sono uscite. Troppo. Okay, ok. Visto, ragazzi, tutto quello che vedete che sembra imperfezione, in realtà è la mia pelle che è così, ma va bene. Come previsto, non è servito a niente. Ma cioè, non. Stavo pensando se avessimo aperto i pori, ma secondo me... Ma no! Sono come quelle maschere per il viso che ogni tanto te le metti, magari sei la pelle grassa come me, ti asciuga un po' la pelle e ci sta. Però perché devono passarla per una cosa miracolosa quando è ovvio che non lo sia? Odio questa pubblicità. Come le pubblicità di... Cos'era? Era tipo un bagno schiuma che aveva dentro i cristalli di diamante. Ma sono seri quando pensano queste cose, vi giuro, raga, non ce la posso fare. Sì, e poi lo vendono a 2,50 euro. Esatto, cristalli di diamanti. Yeah. Vabbè, questo video, ragazzi, probabilmente è durato 5 minuti, però sì. Quando ho visto quel prodotto ho detto non posso non provarlo in un video, ne ho bisogno. E lei è venuta a trovarmi quando mi è arrivato, quindi l'abbiamo fatto insieme. Ora sono sicura che avremo tutte e due la pelle bellissima. Stupenda. Assolutamente. Assolutamente. Cioè, non c'è niente. Per quale motivo fare l'estetista quando esistono questi prodotti così funzionali? Bene, al massimo che possiamo tenere è avere la pelle un po' più asciutta. Tu hai la pelle grassa? Tendenzialmente sì. Ok, allora magari può essere utile. Se avessi avuto la pelle secca, probabilmente ora saresti morta disidratata. Perfetto, lo togliamo perché ha cominciato a pizzicarmi il naso. Ok, ragazzi, visto quanta roba è uscita, che prodotto stupendo. No, scusate. Era prevedibile che sarebbe andata a finire così, però volevo provare, chissà. Proviamo a toglierlo, magari si vede qualcosina di diverso. Non credo. Ragazzi, allora, se adesso aggiungiamo un'altra clip vuol dire che abbiamo notato qualcosa dopo che l'abbiamo tolto. Se non vedete niente, se non la fine del video, vuol dire che anche tolto questo non c'è stato nessun tipo di cambiamento. Ciao. Ciao. Brevissimo aggiornamento prima di chiudere il video. La pelle in realtà la sento un pochino più liscia, ma così come succede dopo una maschera qualsiasi. Bello l'effetto dei glitter del filtro qui. Però la pelle a distanza di un paio d'ore è diventata molto 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 unta e quindi cioè adesso dovrò lavarla di bruttissimo, quindi non è proprio un effetto bello.